Non è natalizia, ma de che? Very bodybuilder girl, ragazzi. Albume Burro d'Arachidi e super spremuta ad oro, così inizia magnificamente la mia giornata. Grazie per le arance, papi. Mi dà la caramella e vado ad allenarmi. Mi sono già cambiata, questa è la mia vita, sempre di corsa. Faccio le corse per fare tutto. Ma no, però non riesco a non allenarmi, ho una passione troppo grande. E quindi adesso mi allenerò anche con la piega. Mi faccio, non so mai se mettere tipo un codino o una molletta, cos'è che praticamente rovina meno i capelli. Lasciare i short si suda un po', quindi penso metterò tipo una mollettina così. Comunque, la tinta anche questa qua resiste, resistono tantissimo, ragazze. Le potete acquistare tutte sul sito del Carlita Shop. Ci vediamo dopo. Ragazzi, ultimamente come shampoo sto usando questo qua di Maternatura, che è il nuovo, quello per capelli fini. E vi devo dire che mi trovo benissimo. Io prima utilizzavo questo qua di Alchemilla e anche questo ve lo straconsiglio. Io ho provato sia arancio e limone che cedro e finocchio e sono entrambi ottimi, veramente ravvivano tantissimo i capelli, sia diciamo se li avete secchi e crespi, sia se li avete opachi, anche il colore ravvivano molto. Io ho usato arancia e limone e cedro e finocchio, invece mia sorella che l'ha un po' più grassi, quello alla lavanda, sempre di Alchemilla, sono buoni e costano anche poco. E poi ovviamente ho abbinato il balsamo abbinato, che adesso l'ho finito, c'è il balsamo sia arancia e limone, cedro e finocchio e lavanda e eucalipto, sempre di Alchemilla. Invece ultimamente sto provando questa combo di nuovi prodotti Maternatura per capelli fini, quindi c'è lo shampoo per capelli fini e balsamo per capelli fini e davvero mi sto trovando bene. Eppure io non ho capelli fini, però mi piace questa cosa che li pulisce davvero bene i capelli e gli dà volume, perché a volte con l'umidità, insomma il freddo e la pioggia, sembra che si afflosciano i capelli e perdono diciamo vita, e quindi con questi riesco a veramente a renderli più voluminosi, tipo capelli che fanno swish, insomma. Comunque mi sono piaciuti, sono tutti super promossi e anche l'impacco di Maternatura mi piace tanto, lo alterno al balsamo. Il balsamo una volta e la volta dopo, il lavaggio successivo, metto l'impacco e veramente mi trovo benissimo. Questo è veramente una manna dal cielo. Questo invece è uno scrub troppo buono e profumato di Nakomi, anche questa marca trovate sul mio shop online ed è veramente carina anche per le idee regali di Natale. Comunque trovate tutti i prodotti come al solito che vi consiglio nei miei video di cosmetici, li trovate sul mio shop online www.caritashop.com. Io così man mano vi farò vedere sempre nuovi prodotti anche nei vlog, ma anche se mi seguite nelle IG story vi rispondo anche alle vostre domande, vi faccio delle story sui prodotti, insomma mi fa piacere consigliarvi prodotti naturali. Grazie, guardate qua che belle queste arance, queste sono arance bio che mi ha portato mio padre, infatti anche se hanno questi buchetti così è sintomo del fatto che sono molto naturali, perché mio padre non usa nulla di chimico e sono un bel bustone e io sono troppo felice perché da domani farò ogni mattina una spremuta d'arancia e adoro tantissimo bere la spremuta d'arancia a colazione perché mi dà tanta energia e poi perché io sono sempre perennemente raffreddata, quindi adoro. Sono veramente, mi dovete credere, sono troppo felice e devo mandare un messaggino a mio padre su WhatsApp per ringraziarlo, non mi devo dimenticare. Poi sto cucinando, ho fatto oggi la genovese, una cosa che piace al mio amore, e praticamente però l'ho fatta fit, cioè praticamente ho messo tutto insieme senza far soffriggere le cipolle quelle russe, poi ho messo il tacchino a pezzettini e quindi praticamente carne magra. E poi come spezie ho anche un po' di sedano, ci voleva anche la carota ma non ce l'avevo. E poi ho messo un po' di alloro come spezia, non so come spezia cosa ci voleva. Adesso poi metterò anche un po' di basilico. Ah, e poi ho messo un po' di scorza di parmigiano a pezzettini, guardate che ci azzecca tantissimo, mi sono ricordata di quando la mangiavo da bambina. Non so voi come la fate la genovese, fatemelo sapere. Adesso vado a buttare la pasta, questa qua, questa è una nuova pasta che ho comprato di recente e la voglio provare, una pasta praticamente di mais, riso e quinoa che avevo già provato in altri formati e quindi a volte l'alterno anche la pasta di riso all'integrale, e comunque è molto leggera e poi senza glutine. E a me piace ogni tanto anche la pasta questa qua senza glutine o comunque di altri cereali. Sono delle pennette, vi faccio sapere come sono.
e quindi ho tanta fame. Amore, tu hai fame? Tantissima. Ovviamente. Ragazzi, ho deciso di aggiungere anche qualche pezzettino di prosciutto crudo per dare più sapore, ovviamente sgrassato, per dare più sapore alla nostra genovese. E ovviamente, come apro il pacco di prosciutto, spunta Pupi. Vero, amore? Amore, non ti mangiare il prosciutto, però. Perché? Ah, se no, vieni. Tieni, Pupi. Guarda, Pupi. Pupi c'ha ancora il collarino. Voi dovete sapere che siamo andati a fare il controllo dal veterinario, vero, amore? Sì, sì. Siamo andati a fare il controllo, veramente, di corsa dal veterinario siamo andati e ci dobbiamo anche ritornare perché Pupi non sopporta più questo collarino, vero amore? Lo vuole togliere. Però comunque la cosa importante è che sta tanto bene Pupi, e perché comunque si è ripresa alla grande, non ha sofferto tanto, l'abbiamo curata bene, come sapete ha fatto la sterilizzazione e quindi si è ripresa bene, soltanto che ha dovuto portare questo collare, cioè la cosa più... Guardate come fa l'equilibrista. Amore, daglielo un po', vieni, mangiate tutto tu, amore mio, dagli un po' a Pupi, il prosciutto crudo sgrassato non gli fa male. Comunque ragazzi, ho notato che da quando Pupi si è sterilizzata ha aumentato l'appetito. Fatemi sapere se è vera questa cosa, non voglio che si ingrassi, ma per la sua salute ovviamente. Pure tu ti sei sterilizzata. Ti scemone. Comunque raga, sta bene Pupi e vabbè, se n'è andata. Sta bene, però dobbiamo tornare dal veterinario fra 2 o 3 giorni per toglierle il collarino. Ho tanta fame. E guardate che cicatrice c'ha Pupi. C'è una cicatrice grande grande. Vero? Piccolo. Amore, cosa stai facendo? Sto vedendo i messaggi. Con Pupi addosso. Sì, è che lei vuole stare con me. Cioè, mio amore sta vedendo il video del room tour che abbiamo fatto insieme, vero amore? Sì. Il video precedente, e si legge i vostri commentini, sì. Vero amore? Sì, sì. Papà deve venire perché è pronto. Vanda Pupi. Vieni amore. Dai, vengo, quando è pronto. Hai ragione. Vanda Pupi. Vuole giocare. Ci qua, madò, fatta con tanto amore, a me ovviamente un piattone. E a dare un po' di meno perché lo mantengo un po' a dieta, sì. Ma non è vero, scherzo, perché lui è bellissimo, sì. E quindi ho fatto questa genovese fit buona, cioè speriamo che sia buona come amore, buona, molto naturale e leggera. E poi dopo mangiamo anche un po' di rucola con crudo, vero? Buon appetito amore mio. Buon appetito. Ho mandato il messaggino a Paquito. Ragazzi, vi piace questo rossetto? Questo praticamente è un rossetto che io volevo da un sacco di tempo, ma in pratica era andato fuori produzione, sold out, sino di tempo, e io ho rotto le scatole a Nabla e alla fine l'hanno riprodotto, e infatti io l'ho messo pure su Caritas Shop ovviamente, e lo adoro, cioè praticamente è il mio rosso preferito in assoluto, e soprattutto non è una tinta, è un rossetto, ma dura veramente bene. Non secca le labbra, io lo adoro. Si chiama Rouge Mon Amour. Ve l'avevo detto come si chiamava, vabbè. Comunque, ovviamente lo trovate su Caritas Shop online, www.caritashop.com. Dimmi, amore. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno comprato gli addolci labbra. Hanno comprato 100 addolci labbra, veramente. Dario aveva fatto la scommessa, voglio vendere 100 addolci labbra. Io penso ne ho venduti pure di più. Solo una ragazza ne ha comprati 20. Davvero? Ti ringraziamo perché ha vinto proprio... Gli voleva far vincere la scommessa a Dario e ne ha proprio presi 20. Tra poco manderemo cioccolatini per tutti. Per tutti, per Natale vi metteremo tutti i cioccolatini nei pacchi. Comunque siamo veramente contentissime. Io in primis, perché comunque attraverso lo shop finalmente posso consigliarvi i prodotti e voi sapete dove trovarli. E finalmente veramente abbiamo un contatto diretto attraverso lo shop, faccio trovare tutti i miei prodotti preferiti, quindi è veramente bella questa cosa. E ovviamente grazie al mio amore che comunque ha creduto tanto nel mio sogno e nel mio progetto. Vabbè, abbiamo ancora tanto da fare, vero amore? Però siamo bravi bravi, ci impegniamo. Io penso che quando qualcuno si impegna in qualcosa alla stiamo fine lavorando per riesci sempre. Sì, stiamo lavorando tantissimo. Comunque adesso un pacco ci sta una grande mano. Sì, è vero, c'è tanto lavoro. Comunque finalmente stasera usciamo un po', perché veramente stiamo lavorando tanto e siamo comunque stanchi, però non ci lamentiamo. Un saluto a David e a Nancy, che veramente sono bravi, è vero? Sì, sono bravissimi.
David, quando vieni qua? E poi ragazzi, volevo far vedere il mio outfit. Praticamente ho trovato il modo di indossare queste scarpe décolleté, non so se si vedono, mio Dio, è troppo scuro. Praticamente con calze, e queste qua me le ha portate mia mamma. Sono delle parigine molto calde, perché sennò fa freddo solo con le calze. Sì. E si mangia una parigina? Si mangia. No, la pizza. Pizza. Dove andiamo stasera? Sono leggermente raffreddata. Dogmas, dove andiamo stasera? A sushi. Vai, yeah. Sushi, mangiare pizza. Tutte e due. Facciamo un'altra challenge. Ma wow. Dare ogni giorno facciamo una challenge di cibo. Wow. Vediamo se ha il cuore caldo. Sì. Wow, amore, è caldissimo questo cuore. Cosa fate? Ci mettiamo al calduccio. Amore, come dici tu vicino a Pupi? Abbracciami un po'. Io che ti dico? Ma è un cane, non ti può. I cani non abbracciano. E lui dice abbracciami un poco. E ti abbraccia. Sì. Fammi vedere se è contenta. Sì, ti abbraccia proprio. Amorino, ti aspetta una cosa brutta. Uffa, mamma è tanto preoccupata. Amore. Ma noi siamo qua. Sì, ma io ho paura. L'hai fatto cucù. E niente, loro si abbracciano. Come questo è mio e quello è tuo, amore. Non credo. Ragazze, ci consoliamo in questa bruttissima giornata con pizza fatta in casa da Paquito. Ci ha fatto una piccola sorpresina. Questa è con i carciofi, vero, praticamente? Scusa, c'è carciofi e formaggio. Molto, molto invitante. Qua, apriamola, vediamo cosa c'è. Poi c'è anche la Coca Zero. E poi, qualcosa facciamo di... cambio, amore. Qualcosa di light... No, amore, non rubare la mia pizza. Qualcosa di light ci deve stare. E infatti ho fatto una insalatina. Senti, di... Sì, di songino. Con questi qua, i pomodori secchi, che a me piacciono tantissimo. Vabbè, Dario, che odore è il più interessante dell'insalata. Però questi pomodori secchi a me piacciono tantissimo, con le olive, poi goccio di olio Evo, un po' di pepe, e poi Dario a mezzaputo ha messo la frutta secca. Vediamo la tua fetta. No, amore. E questa è la mia. Oh, amore, ma è quella con le salsicce e ferelli, no? Questa è la mia. Io pensavo che era con le scarole. No, vabbè, raga, no, vabbè, questo è porno food. Cioè, praticamente questa è una pizza tipica napoletana con salsicce e ferielli. Amore, smettila. Falla vedere qua com'è bella, tutta ripiena. Vi giuro, è troppo, è una bomba. Se venite a Napoli, mangiatela. E vabbè, lasciamo, noi vi salutiamo. E ci godiamo, no, amore? Adesso noi la facciamo fuori tutta, come sta? Sì, sicuramente. Noi mangeremo tutti, tutto. Tutti e tutti. Mangeremo tutto e tutti. Tenete, ragazzi, una fetta per voi. Grazie, ciao. Lasciate un like al video. Buonanotte. Buonissimo. Com'è bello il mio amore che mangia. Che se io devo preparare un piatto. Stiamo vedendo il video di Nancy, che ha fatto la sorpresa al fidanzato. Sì. Troppo bello. E poi stiamo mangiando, questo per farvi vedere, che voi non ci credete che noi spazzoliamo tutto. Io e lui mangiamo quanto 10 persone, raga. Lui già ha fatto fuori tutto, io sto facendo fuori questa pizza al carciofo. Vabbè, amore, che non ce la fai. Che è troppo buono. No, amore, ce la faccio. E poi c'è ancora questo che spazzoleremo e poi abbiamo finito tutto. Amore, ce l'abbiamo quasi fatta. Yeah! Io faccio per te, non mangiare. Continuiamo a vedere Nancy. Ciao! La colazione è servita. Come colazione, che notte? Che cosa hai fatto, fammi vedere. Mettilo qua. Questo si apre, questo vassoio. Così. E lo puoi mettere così, è bello, vero? Ma questo. Nel frattempo c'è un telefono che sta per cadere. E c'è Pupi qua. È vero, lei con tutto il collarino elisabettiano si infila sotto le coperte. Tremenda. Allora, mio amore, ha fatto yogurtino. Cioè, veramente l'ho preparato io. Io ho fatto questo. Lui ha fatto la camomilla. E poi qua lui ha fatto questo qua, il yogurt, pistacchio. Lui l'ha mischiato, praticamente yogurt greco con dolcificato con la truvia, la mia cremina al cacao, le gocce di cioccolato fondente, mangiamo il nostro pre-nanna, poi abbiamo anche la stufa. Pupi, vieni, salta, salta,
Numi, buonanotte, lasciate un like a questo vlogmas e ci vediamo domani. E insomma, non so se riesco alle 2 o alle 5, comunque carico sempre un nuovo video per tutto il mese di dicembre. Buonanotte, ciao, buonanotte a tutti. Come scodinciola. Amore di mamma. Ci vuole essere la famiglia. Mi si mangia imbarata una cosa da tutto su di me, perché proprio la famiglia mia non mi posso fidare. Che le fotente merda sarebbe pigliata tutti in cosa mia. Ci vediamo, Gomorra. Yumi. Siamo tutti ai posti di combattimento. Vado a fumare. Mio amore. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Com'è bella con questo ciampino. Bellissima. I don't care about the present. Come